Grazie Presidente, ho ascoltato l'intervento del consigliere Bordoni. Capisco il gioco delle opposizioni, insomma, anche se poi diciamo, recitano un pochino a soggetto, no? Inizio consigliatura era non fate mai delibere, adesso fate troppe delibere o le modificate troppo. Quando è necessario si interviene sulla normativa per migliorarla e sicuramente le condizioni hanno richiesto una modifica in tal senso. Quindi ben venga la proposta di giunta di modifica della festa della Befana e anche un miglioramento in merito alle sanzioni, se queste preservano la qualità di chi esercita, che penso che vada a vantaggio del vero operatore, no? Ora, sulla festa della Befana, chiunque è stato in piazza negli ultimi anni ha potuto vedere che, a fronte di una prima festa, del primo espletamento del bando, piuttosto decoroso e rispettoso delle normative, via via, e dico io a causa delle obbligatorie e necessarie prescrizioni di safety and security, nelle quali sono ricadute tutte le feste di questo tipo sul territorio nazionale, i costi evidentemente per gli operatori sono lievitati e quindi gli operatori stessi non hanno più, in alcuni casi, come ad esempio i famosi presepiari, ritenuto che vi fosse un vantaggio nel poter proseguire la festa. E così abbiamo assistito a una seconda edizione sottotono e poi, diciamo, lo scorso anno sono successe purtroppo delle cose molto gravi, sulle quali credo stia indagando ancora la Procura, in merito a violazioni di sicurezza, e qui si è intervenuti, ma questo è un altro discorso. Noi parliamo di svuotamento della piazza, di operatori ridotti alla metà o meno di quelli del bando iniziale, e quindi giustamente Roma Capitale deve, che vuole preservare questa festa tradizionale, questa festa importante, deve intervenire direttamente per organizzare, magari in connubio con la festa di Roma, appunto, un'iniziativa che sia degna di una festa che ha una tradizione lunghissima e che è conosciuta in ambito internazionale. Questo chiede questa delibera. Non vi è nulla di straordinario, non vi è nulla di non comprensibile e penso che se ne possa apprezzare, insomma, la semplicità senza appunto richiamare chissà quali scandali o problematiche dovute all'amministrazione, ma piuttosto che invece a delle prescrizioni di sicurezza che sono necessarie. Grazie, Presidente.